Bene, buongiorno, benvenuti a questo talk nel quale io e Davide, in quanto rispettivi curatori della mostra di Firenze e della mostra di Torino su Ai Weiwei, racconteremo un pochino, così per grandi linee, i rispettivi progetti. Poi speriamo, appunto, per non eccedere nella noia, che se volete si possa conversare insieme, se avete qualche domanda, ecco. La mostra di Ai Weiwei a Firenze è cominciata il 22 settembre, siamo già intorno alle 6 settimane, si sta rivelando un successo anche più di quanto ci aspettassimo. Siamo già a una media di circa 12.000 presenze settimanali, quindi che per il mondo dell'arte contemporanea in Italia sono numeri molto molto grandi. Si tratta di una retrospettiva completa che comprende 40 anni di carriera dell'artista, quindi partiamo quasi dai primi lavori newyorkesi fino alle ultime produzioni che l'hanno reso celebre, e anche alcuni lavori fatti apposta per Palazzo Strozzi. Quindi è una mostra che invade tutto Palazzo Strozzi, che viene usato per la prima volta come un contenitore unico, quindi unendo il piano sotterraneo della Strozzina al primo piano, il cosiddetto piano nobile, al cortile e alla facciata. Credo che in Italia si sia fatto un gran parlare della installazione sulla facciata, con questi gommoni, naturalmente un'installazione dedicata ai temi delle migrazioni, che sono uno degli argomenti sul quale Ai Weiwei sta lavorando in particolare in questo periodo. Ecco, la cosa curiosa è che si tratta della più grande mostra da Ai Weiwei mai fatta, ed è abbastanza strano pensare che questa retrospettiva si svolge in un palazzo del 400, ecco, e non in un grande museo d'arte contemporanea. Quindi è l'inizio, diciamo così, di una nuova avventura per Palazzo Strozzi, che sta cercando con questa mostra e con le mostre future di posizionarsi in una direzione più moderna e contemporanea. Ecco, vedrete forse qualche immagine alle spalle, e molti mi chiedono qual è l'opera che io ho preferito di questa mostra, qual è la mia preferita opera da Ai Weiwei. Sicuramente è stato l'uso dello spazio, come potete spero vedere. Non so se conoscete il nostro palazzo, per la prima volta lo abbiamo denudato, permettetemi la metafora, ovvero abbiamo tolto tutte le strutture effimere, i cosiddetti finti muri, che sono necessari per qualsiasi allestimento. Essendo un palazzo del 400 non possiamo neanche piantare una puntina sui muri. Ecco, quindi grazie alla mostra d'arte contemporanea abbiamo svelato i nostri spazi rinascimentali. Per la prima volta, dopo decenni, i nostri visitatori possono riscoprire i decor quattrocenteschi, i camini, possono riscoprire le bellissime finestre, come spero potete vedere, e attraverso le quali abbiamo questo filtro, una sorta di monito dei gommoni arancioni di Ai Weiwei. La nostra mostra non si limita a Palazzo Strozzi, inoltre. Abbiamo voluto un po' unire, anche un po' nello spirito dell'artista, il sacro e il profano, quindi una telecamera di marmo che dà sul corridoio vasariano, simbolo del controllo, del potere, del principe sul popolo, quindi un perfetto match, diciamo così, con la scultura di Ai Weiwei. E poi abbiamo messo anche delle gigantografie all'interno del mercato centrale, quindi un luogo popolare, un luogo dove la gente va a svagarsi, a mangiare e bere, quindi per allargare il più possibile la mostra sul territorio fiorentino. Quindi mi fa particolarmente piacere essere qui a celebrare a Torino, durante la Fiera di Artissima, la collaborazione fatta con il Museo Fotografico Camera, in cui si svolge questa retrospettiva che spero possiate andare a vedere, soprattutto fotografiche e documentari Around Ai Weiwei. Ma adesso do la parola a Davide, magari ci parlerà un po' di questo. Grazie. Sì, la cosa interessante che è stata fatta in questa operazione, che trovo anche molto giusta, è che c'è stata una collaborazione con Palazzo Strozzi molto virtuosa, nel senso che l'atteggiamento curatoriale è stato estremamente diverso. Ovviamente il Museo Fotografico qui a Torino, Camera, si prestava proprio a un lavoro molto più personale, storico, documentarista, se vogliamo,
che è in qualche maniera quello che si è voluto dire. È in realtà anche questo una mostra monumentale, la prima volta che Ai Weiwei presenta tutto il suo corpus di fotografie da quando lui era a New York nell'83 fino al 2016. C'è anche un'ultima stanza che anche in qualche maniera si ricollega poi a Palazzo Strozzi ed è ovviamente il lavoro sugli emigranti. La cosa che è stata molto importante è la decisione che mi ha portato a curare questa mostra di Ai Weiwei. Io che vivo a Shanghai da 25 anni e che conosco Weiwei dall'origine, ho collaborato con lui e col suo studio soprattutto all'inizio delle mie attività alla fine degli anni 90, quando ho creato il primo spazio indipendente d'arte contemporanea a Shanghai. È stato proprio la prima mostra, è stata curata insieme a Hans van Dijk, che era il socio di Ai Weiwei in questo spazio creativo assolutamente importantissimo per lo sviluppo dell'arte contemporanea in Cina, che si chiamava CAAW, China's Art and Archives Warehouse, che è ancora in qualche modo esistente, anche se in realtà non è più così operativo dopo la morte di Hans van Dijk. Quindi c'è questa doppia traiettoria biografica che è stata anche molto piacevole da portare e in qualche maniera anche rafforzato la parte curatoriale stessa della mostra. La mostra è divisa semplicemente in tre parti fondamentali. Abbiamo anche creato un grosso lavoro educativo. Ogni giovedì sera ci sarà un approfondimento di tematiche legate alla persona di Ai Weiwei, ma anche al suo ruolo sia culturale che politico e che sociale, e con film su di lui, ci sarà per esempio una collaborazione con l'Università Statale di Torino, con una delle grandi esperte, una delle tre esperte di diritto civile cinese, che appunto provvederà in qualche maniera anche a delineare o a dare delle informazioni su quello che è il diritto civile in Cina, e quindi quali sono una serie di libertà individuali e collettive e come queste vengono e sono state comunque in mutamento negli ultimi 20 anni. E la mostra proprio narra attraverso la figura di Ai Weiwei la Cina contemporanea e quello che è successo in 20 anni. L'ultimo commento, e poi io direi che potremmo anche aprire una conversazione, è in questa ricerca, in tutto questo lavoro fotografico, abbiamo anche incluso due parti. Un inizio documentarista che abbiamo girato con il mio gruppo a Shanghai, tra Shanghai e Pechino, in cui abbiamo chiesto a persone che hanno lavorato con Ai Weiwei negli ultimi 30 anni di spiegare chi è Ai Weiwei. Questo sarà è all'inizio della mostra, è uno schermo molto piccolo, sono 3 minuti che magari poi vedremo assieme, e che in qualche modo posizionano anche la complessità di questa persona, di questo artista, di quello che lui ha fatto in questi ultimi 30 anni. L'altra cosa è che nella ricerca curatoriale fatta abbiamo scoperto un documentario di 10 minuti fatto da Daria Menozzi e Olivo Barbieri, che sono due artisti molto conosciuti qua in Italia, che hanno visitato la Cina negli ultimi 30 anni e avevano nel 95 fatto un'intervista a Ai Weiwei che anche lui non si ricordava neanche, e in realtà facendogliela vedere abbiamo poi deciso di metterla in mostra. Sì, per concludere credo che sia molto interessante oggi, anche visto il treno che collega velocemente Firenze e Torino, farsi un'idea visitando le due mostre. Esatto. Che, ripeto, sono un momento unico per quanto riguarda la carriera di Ai Weiwei. Pensate, la mostra di Firenze, per esempio, la prima mostra dai tempi della prigionia, diciamo così, che Ai Weiwei di cui Ai Weiwei si occupa dall'inizio e cura in un certo senso dall'inizio, nemmeno la mostra della Royal Academy, quindi la grande retrospettiva che un po' ha celebrato la riacquistata libertà, ha potuto godere della presenza dell'artista durante l'allestimento, mentre a Firenze, appunto, essendo arrivati subito dopo, siamo stati abbastanza fortunati come timing. Si tratta della prima mostra, e per questo vi ho detto
la questione dello spazio, io credo che sia stato veramente magistrale l'uso dello spazio fatto da voi a Palazzo Strozzi. Ecco, la prima mostra insomma che ha potuto vedere l'occhio dell'artista sin dall'inizio, e oggi nel mondo abbiamo dozzine di, ormai possiamo dirlo, arrivo da New York stamattina e ho appena visto tre mostre di Ai Weiwei in contemporanea a Manhattan, insomma moltissime sono le mostre di quest'anno contemporanea sull'artista, molte poche hanno potuto godere appunto della presenza, del progetto, del suo occhio sin dall'inizio. Penso che questo si senta abbastanza, anche da lì il titolo della mostra, Libero, che per chi è uno storico dell'arte antica come sottoscritto equivale a una dichiarazione di periodizzazione, ovvero oggi 2016 è libero. Questo è un momento molto importante, perché siamo a un punto di svolta della sua carriera, mi pare evidente. Per la prima volta dopo la libertà riacquistata, appunto, l'artista guarda all'Occidente, si occupa di temi occidentali, quindi l'emigrazione, quindi i gommoni su Palazzo Strozzi, le installazioni con i vestiti dei migranti, eccetera. Ecco, quindi si tratta di un artista a una svolta, è un artista che non ha sicuramente voglia di nascondersi, anzi forse è iperpresente, è troppo presente. Quindi penso che la mostra di Strozzi e la retrospettiva più sul personaggio di Torino appunto possano darvi la possibilità di una visione completa di questo grande personaggio, non solo un artista, questo grande personaggio del nostro tempo, appunto colto ad un momento di passaggio. Giusto per capire, dato che non ho ancora visitato la mostra, qual è stato il tuo concetto curatoriale, nel senso, certo, dove hai voluto cominciare a dare importanza? Quando Camera mi ha chiesto di curare questa mostra, in realtà quello che ho voluto fare, ho detto benissimo, se volete che però curi questa mostra, vorrei curarla da un punto di vista dell'insider, se vogliamo, cinese, nel senso che mi interessa curare una mostra di Ai Weiwei non sulle sue opere d'arte necessariamente, ma proprio sul suo percorso, in qualche modo cercando di svelare la complessità del personaggio e anche la criticità del personaggio. Una delle cose, per esempio, che si sanno pochissimo in Europa, è che Ai Weiwei è praticamente sconosciuto in Cina. Se si parla con delle persone anche relativamente acculturate che non si occupino di arte contemporanea, nessuno conosce Ai Weiwei, e questo ovviamente è una criticità se pensiamo a come l'Occidente ha accolto e ha sorretto e ha cavalcato anche l'onda di utilizzando Ai Weiwei anche per altri tipi di di critica rispetto al mondo cinese tout court, no? Quindi era molto interessante per me cercare di capire in maniera anche estremamente delicata, perché ovviamente è un tema complessissimo quello di mettere a paragone, attraverso un personaggio così straordinario e così complesso, il mondo occidentale, il mondo cinese, i valori e le strutture sociopolitiche che sono estremamente complesse e diverse, il problema della censura, del potere, della possibilità di esprimersi, per esempio, che sono tematiche che ovviamente vengono continuamente sviluppate, risviluppate e in qualche maniera rese complicate dalla presenza del lavoro di Ai Weiwei in questo complesso di Cina globale. Quindi questo è stato, se vuoi, l'inizio. L'inizio quindi è stato molto divertente quando parlavamo con Ai Weiwei di questa mostra, perché lui mi diceva: ma Davide, queste non sono opere, no? E dicevo, appunto, cioè non ho voluto proprio mettere delle opere, tranne alcuni pezzi estremamente puntuali e molto piccoli, tranne uno che è molto defetto e monumentale, che è questo tappeto che accoglie il visitatore, che è lungo 50 metri e che rappresenta a uno a uno una fotografia che lui ha fatto nell'89 delle tracce dei carri armati che entravano a Tiananmen. Quindi c'è una stratificazione storica, un momento storico molto importante e che ovviamente si riferisce a tutti noi, che capiamo benissimo e sappiamo, ma che anche ha una sua poi valenza storica ed è una grandissima ferita in Cina stessa. Da lì poi si è sviluppato tutta una serie di lui come migrante negli anni 80, quindi a New York, cioè, ed è tutta la serie per la prima volta esposta, che diventerà poi un libro che sarà pubblicato tra qualche mese,
e poi all'interno progressivamente si è introdotto alla Cina pechinese con gli occhi di lui che rientra in Cina. Quindi sono questi due video che presentano una Pechino che non c'è più, perché è una Pechino del 93. Poi c'è tutto il suo lavoro con suo padre. Suo padre Ai Qing è uno dei poeti più importanti in Cina. È morto qualche anno fa, una quindicina d'anni fa, un po' di più, forse 20 anni fa, ed è, se vogliamo, è il Montale italiano. Quindi lui non viene da una famiglia, non viene da una famiglia qualunque, ed è una famiglia, diciamo, mandarinale in qualche maniera, quindi con una forza anche nazionale importante. Cioè, sono queste foto bellissime del funerale di suo padre, che è stato addirittura imbalsamato come Mao Zedong, perché era proprio un personaggio nazionale importante. Quindi ci sono tutti questi rimandi che in realtà complicano l'interpretazione di quello che è un Ai Weiwei occidentale rispetto a tutto quello che anche lui ha fatto profondamente. Cioè, per esempio, sono tutte queste fotografie delle performance di Zhang Huang, per esempio, o di Xu Bing, artisti grandissimi con cui lui ha lavorato in rientro in Cina. Quindi ci sono tutti questi aspetti che sono poco conosciuti in Occidente, che per me era molto importante cercare di riportare appunto in questa mostra e soprattutto in questo contesto. La riflessione che stavo facendo è questa: Ai Weiwei presenta la trasformazione del materiale, ad esempio il tondino di ferro recuperato dalle strutture, no? Che sono state devastate dal terremoto, viene reso diritto, sì. E quindi viene reso riproposto in una dimensione diversa. Il concetto del gommone appeso. Allora, tutti i materiali, mi sembra che vengano trasformati, diventano una metafora. La metafora a un certo punto diventa un concetto che viene proposto al pubblico, no? Ovviamente questo è un percorso che io, nel lavoro che io faccio, ci riguarda fortemente, no? La trasformazione del pensiero, no? Nelle sedute psicanalitiche diventa metafora, diventa concetto e diventa arte di cambiamento. Ecco, questa era un po' la suggestione che io volevo proporre, non so se si può, se avete modo di... Ai Weiwei, come un po' detto Davide, appunto, arriva da una Cina, appartiene a quella generazione della generazione di Piazza Tiananmen, quindi di figli soprattutto di chi faceva parte di una certa classe culturale che ha patito più da vicino il dramma della rivoluzione culturale. Ecco, lui arriva negli anni '80 in America e scopre quello che forse per noi può parere banale e ovvio: scopre Duchamp e scopre Warhol. Ecco, quindi lui si dice tutt'oggi un figlio, diciamo così, un nipotino di Duchamp, cosa che può sembrare quasi anacronistica oggi, e lo reinterpreta in un modo molto puro e diretto. Quindi lì l'uso e il riuso degli oggetti è il ready made in Ai Weiwei è, diciamo, il linguaggio più comune, più diffuso, più usato, il modo di rapportarsi e di comunicare più utilizzato dall'artista, al punto che arriva a dire: ho fatto della Cina, ho fatto del mondo intero il mio ready made. Ecco, poi per i materiali, sì, i materiali, anche lì c'è dietro una delle ragioni storiche, e poi lascio poi Davide il tempo di parlare, ma Ai Weiwei è un artista che è stato in grado di far sopravvivere tutta una serie di far sopravvivere una serie di tecniche di altissimo artigianato che si stanno perdendo, prima con la rivoluzione culturale e poi con lo sfrenato progresso del capitalismo di Stato. Ecco, questa attenzione ai materiali e nella preziosità dei materiali, che spesso li viene criticata perché spesso sfocia in un estetismo che è però tipicamente orientale, tipicamente cinese. Ecco, però anche lì è parte di tutta questa idea di recuperare un passato riutilizzandolo e riproponendolo in un altro modo. Quindi questi due modi di vedere appunto l'oggetto e la materia, ecco, si dialogano e si fondono in modo quasi inscindibile e inestricabile. Sì, prego. Sono d'accordo. Nella mostra, per esempio, qua a camera ci sono pochissimi oggetti, sono proprio oggetti che fanno parte di questa, quello che lei diceva, dell'uso del materiale, della preziosità del materiale. Per esempio, c'è un lavoro che trovo particolarmente interessante in risposta a quello che lei diceva, che si chiama Jui. Jui è in realtà uno scettro in cinese. Lo scettro
che veniva utilizzato come simbolo di potere da imperatori o da mandarini estremamente altolocati, ed era giustamente, utilizzava dei materiali preziosissimi, quindi giada, osso di elefante con pietre preziose. Nella sua trasformazione del materiale, non solo ha utilizzato, ha reso quello che dovrebbe essere duro, cioè lo scettro di potere, molle, costruendolo con, riproducendo praticamente gli organi molli del corpo umano, come se fossero denudati, ma poi l'ha reso questo oggetto preziosissimo, ricostruendolo in porcellana, in ceramica, anzi proprio porcellana in realtà, con un'invetriatura bianco, latte, cangiante, tipica di questo forno, uno dei forni più antichi cinesi, che è Jindezhen, quindi che porta tutto, soprattutto per l'occhio cinese, a tutta questa storia dentro di sé, nello stesso tempo diventa un oggetto contemporaneo che nel stesso tempo ha un significato antico e che in realtà è stravolto nella sua conformazione proprio visiva della forma in un oggetto come se fosse denudato del suo valore di potere. Quindi questo, sicuramente questo tipo di processo nel lavoro di Ai Weiwei, soprattutto quando si cimenta con materiali e con situazioni che sono legate alla cinesità e alla storicità dei materiali, è fortissimo presente, e anche se estremamente, come dire, in qualche maniera può essere ruffiano per quanto è bello e per quanto è raffinato, in realtà ha proprio una grandissima valore storico rispetto a quello che è l'arte e l'oggetto sacro quasi nella cultura cinese tradizionale. Sì, no, poi spesso si parla anche di prodezze, da un punto di vista più materiale, di vere e proprie prodezze tecniche. Sì. Il grande cubo di cristallo che hai visto a Strozzi, anche lì una cosa che sono più quelli che si rompono di quelli che si riescono a produrre. I vasi enormi. Prego. Sì, no, sì. Scusami, no. O anche le cose in giada, insomma, si tratta anche sempre di un recupero di un altissimo artigianato, a volte che ripete in modo mimetico, precisissimo, le tecniche del passato, quali mobili, per esempio, questi mobili impossibili sono fatti con questi incastri di tenoni e mortase, no? Quindi senza l'uso di chiodi, di colle o di qualsiasi altro tipo di incastro, se no appunto incastri precisissimi, ecco. In questo senso è stato un precursore di quello che sta succedendo e che vedo negli ultimi 5 anni in Cina, cioè l'utilizzo e il ritorno dopo un rifiuto decennale di materiali e influenze locali storiche. Lui l'ha cominciato già negli anni 90 a utilizzare proprio il proprio passato in maniera contemporanea, mentre adesso per esempio negli ultimi 5-6 anni c'è sempre più artisti proprio si sono coinvolti da quest'idea di recupero del passato in maniera estremamente contemporanea. Forse i più famosi coetanei di Ai Weiwei sono soprattutto grandi, i colleghi di Ai Weiwei sono soprattutto grandi pittori. Sì. E questa è la tecnica che più sì, ha tranne avuto. Forse Xi Bing e sì, prima c'era anche Chen Zhen, però sono stati insomma. Si racconta che in realtà la sua prigionia è stata una prigionia molto breve, no? Poco più sì. O poco meno di 3 mesi, e si sottintende quasi ad una strumentalizzazione mediatica anche di questo. Poi voi dite che nel suo paese lui non è così conosciuto, sì. Quindi non è un simbolo di protesta nel suo paese. Viene quindi effettivamente il dubbio che ci sia una strumentalizzazione mediatica occidentale. Cosa pensate di questo? Cioè, ci sono molte ragioni per le quali dal 2005 l'artista e il nome non è conosciuto. Sui libri addirittura è stato, i libri dall'A alla Z, appunto a posto di Ai Weiwei si sostituiscono anche pittori o scultori molto meno noti. Ecco, insomma, quindi ci sono molte ragioni per le quali l'artista non è conosciuto. Vero è che però il suo blog era seguito e rimbalzato da decine di milioni di utenze giornaliere, quindi insomma i numeri poi in Cina chiaramente sono diversi, forse là 60 milioni di utenti sono pochi rispetto alla proporzione dello Stato, ecco. E, per quanto riguarda la strumentalizzazione, sì, è una delle critiche che più spesso ho visto
fare, soprattutto da una certa critica qua in Italia, in relazione in particolare alla mostra di Strozzi. Il vero è che sono stato soltanto tre mesi in isolamento, a me paiono già abbastanza, se devo, non lo consiglierei a nessuno. No, ma è vero, però è una critica che gli viene fatta tante volte, ecco, che i veri dissidenti sono morti o ancora in galera. Insomma, mi pare un modo di ragionare un pochino pericoloso, ecco. Sono felice che lui sia vivo e oggi che possa anche viaggiare, ecco. Se vuoi magari dire un po' dal punto di vista, sì, questo è esattamente uno dei problemi, perché ogni volta che si parla di queste tematiche è molto complesso, nel senso che è facile, no? Da una parte o dire sì, la Cina è orrenda ed è stata orrenda con lui e l'ha messo in prigione e non gli impedisce di fare le cose. Certo che è una, come dire, è vero, è così, nel senso che lui comunque in un paese come la Cina, dove perfino io non so, per esempio, adesso quando tornerò in Cina che cosa mi chiederanno, nel senso che curare una mostra di Ai Weiwei, io che vivo in Cina, può anche crearmi dei problemi, nel senso che non lo so. Adesso quando tornerò mi diranno. Ma anche in Italia, visto l'interesse dell'ambasciata e del consolato. Esatto, tu l'hai avuto anche. Cioè, certo, infatti. Subito. Non è così vero che, cioè, non se ne fregano affatto, anzi. Proprio la sua eco nel mondo occidentale che spaventa i cinesi, le autorità cinesi, il governo cinese, che chiaramente ha fatto di tutto affinché questa eco restasse al di fuori dei confini cinesi. Oggi è sempre più difficile con i social media. D'altro canto, se vogliamo parlare di una cosa con cui ho parlato con Ai Weiwei lungamente, dopo la prigionia è avvenuta in realtà in un momento preciso del suo fuoco cinese, perché è avvenuto non quando era a Pechino realmente, ma è avvenuto con un preciso momento topico, che è stato quello del subito dopo, diciamo, il terremoto di Sichuan. Quindi, ed è stato in un momento che io conosco molto bene, stando in Cina da così tanto tempo, in cui c'è stato un cambio di potere ai vertici che ha cambiato tutta una serie di assetti proprio e di equilibri politici e anche di protezione che Weiwei aveva, perché, io lo ripeto, a Weiwei non è una persona qualunque, cioè ha a che fare con un heritage proprio familiare estremamente importante, quindi che in qualche maniera per un certo numero di anni anche l'ha protetto in quello che faceva, perché quello che faceva era illegale in Cina, nel sistema legale cinese era illegale, quindi che ci piaccia o no, il fatto che fosse illegale è un dato di fatto, quindi ha avuto una protezione comunque e è stato estremamente incredibilmente coraggioso a fare tutta una serie di cose, fino a quando ha, diciamo, esagerato in un contesto che non era il suo. Il Sichuan è una parte enorme del paese della Cina, è grande tre volte la Francia ed è tipo a due giorni di viaggio in treno da Pechino. Quindi quando lui si è inserito in una situazione estremamente complessa che al di là di lui ha creato una situazione di protesta generale in Cina per come è stato condotto dal governo cinese tutta una serie di di azioni subito dopo il terremoto. Quindi rientrando, quello che è successo è che c'è stato proprio un glitch nel sistema che l'ha trovato spiazzato e che ha creato una situazione, come si dice, certo che è stato solo tre mesi in prigione, vi assicuro che io non vorrei stare neanche due giorni, perché mi è successo durante una serie di mostre che abbiamo creato a Shanghai nel 2006, che hanno arrestato alcuni degli artisti con cui ho lavorato per 48 ore, e cioè non era una cosa, non sapevi niente di questi per 48 ore, non sapevi cosa potevi, cioè era molto complesso. Noi nel gruppo con cui lavoravo a Shanghai abbiamo deciso di non andare mediaticamente. Lui poteva anche permettersi di lavorare in comunicazione rispetto a queste cose. D'altro canto, subito dopo che è stato liberato, io l'ho visto a Pechino, siamo stati a trovarlo per capire un attimo com'era andata e anche lui stesso mi ha detto subito dopo, perché lui è stato liberato poi, perché è rimasto ai domiciliari per un anno, questo è stato un anno più o meno,
e poi è stato ridato il passaporto. Senza non poter lasciare la Cina per 5 anni, è iniziato un po' rispetto, 5 anni. Sì, hai ragione. Quindi è molto difficile essere, come dire, non solo precisi, ma essere tranchant in questo tipo di situazione. No, tra l'altro, scusami, prego. No, lui stesso ha sempre giocato, come fa su tutto, in un modo molto ambiguo anche su queste cose. Lui stesso ringrazia pubblicamente il governo cinese per averlo reso così famoso, o ironizza sulla sua prigionia, insomma. Quindi con Ai Weiwei la verità e la finzione sono sempre molto, anche lì, come avevo detto prima, difficili da riconoscere. E poi è sicuramente una persona che non ha paura, quindi non ha paura a tal modo che non ha paura di nessun tipo di schema, quindi anche se molti dei suoi eccessi, no? Voglio dire, stiamo parlando anche prima, avere 3 mostre importanti a New York in 3 gallerie diverse in contemporanea aperti lo stesso giorno, è abbastanza pazzesco, no? È abbastanza straordinario. Sì, ha aperto due mostre al mese in media nell'ultimo anno. Esatto. L'anno prossimo ne avrà ancora di più, insomma, certamente non è una persona che calcola, o forse calcola meglio di chiunque altro, perché ogni calcolo sembra folle, in realtà poi gli dà ragione, quindi sì, questo va detto. Sì. E poi è anche complesso da un punto di vista economico, sì, è artista, però è anche architetto, quindi non so, a Pechino ha creato interi quartieri di suoi palazzine che poi ha venduto. Sì. Sì, per cui, cioè, ci sono tutti questi livelli di comprensione che sono abbastanza complessi. When you asked me who Ai Weiwei is to me, I thought about this question a lot, because as a writer, as a curator, critic, you often stand outside of the person, even though you have a very personal relationship when you're working with them. And I see who he is to so many people. So I had to stop and think about this for a moment. And I think that he's still somebody who I admire enormously for standing up for what he believes in. He's a man that is like a diamond. He has so many facets, you just cannot encapsulate them all in one explanation. 我觉得艾薇薇就像老师一样，就是很多人的老师，就是。 Weiwei shows us how much one individual, a single individual, is able to achieve. Chinese are very much about identity. Chinese are very much about trying to work it out for yourself within the context of this grand and astonishingly great society. So that's what Ai Weiwei is to me. He's the epitome of Chinese-ness. This judgment history can make him do 任何一件事情，包括艺术在内，其实艺术也只是他做的一部分的事情吧。而且有这样判断力的人，其实是可以，玩很大的游戏和很小的游戏，以及跟人的一种游戏。然后，其实我很坦率的说，我觉得中国的艺术家里面有他这样的一种。 His appreciation for architecture, I think, also isn't just about thinking about space, and it's not even about building buildings. It's about the sorts of questions that the best architecture and the best architects struggle with, which are social and political and economic questions, in addition to aesthetic ones. And I think he brings this kind of global perspective to everything he does. We could put him anywhere, he would be brilliant. We could put him in a kitchen, we could put him on a designer's desk, in a chairman's office. We could maybe even have him run a big country. I'm not going to speak it out, but just to give a hint, it starts with C and it ends with H-I-N-A. Ai Weiwei is a constantly surpassing artist. 有新的作品出来，会有新的超越。 Il tempo potrà dirlo meglio di me qual è l'impatto più importante che ha avuto Ai Weiwei. Ecco, in realtà il documentario è di 20 minuti, abbiamo fatto solo un piccolo clip per chiudere questa cosa. Ci sono altre domande? Se no, secondo me la cosa migliore è che andiate a vedere le due mostre e poi deciderete e giudicherete voi. Grazie. Grazie mille.